Sarà un voto per il sindaco che ha anche il significato di un referendum. Sicuramente ci sono due modi di vedere la città, e contrapposti, diversi, e quindi la gente sarà chiamata a decidere se preferisce, per esempio, parlando di sanità, avere un unico ospedale a Pesaro, oppure se preferisce una sanità diffusa sul territorio con il ritorno dell'ospedale Santa Croce, così come lo ricordiamo e come era prima. Sì, parlando di referendum, sicuramente ci sono modi diversi di vedere il governo della città. Si contrappongono il nostro modo di volere, di desiderare una città di Fano autonoma e libera dalla sudditanza di Pesaro e del PD pesarese e regionale, e quindi ci contrapponiamo a chi invece preferisce, ecco, una città come è stata fino ad oggi, governata di fatto non a Fano ma in Piazza del Popolo a Pesaro, come così ironicamente ci piace dire. Quindi di fatto sì, è un confronto tra candidati sindaci, ma è un confronto tra due proposte di città completamente diverse, per questo l'abbiamo chiamato un referendum. Sarà importante anche andare a votare, soprattutto. Assolutamente sì. Bisogna che si torni a votare, bisogna invitare tutte le persone che anche nella prima tornata in maniera così indecisa si sono sostenute dal voto. Di fatto l'attuale percentuale di persone non votanti potrebbe davvero rappresentare la differenza. Noi vogliamo una Fano competitiva, dinamica, autonoma, vogliamo far ritornare Fano bella perché la amiamo e perché ci piace e perché questa è la nostra città, e quindi chiediamo alle persone di aiutarci in questo progetto.